Posso dire un'ultima cosa, proprio veramente un saluto. Io mi auguro che tutto quello che sta succedendo a Orvieto da 19 anni per Umbria Jazz, ma per altre manifestazioni di grande spessore culturale che stiamo facendo in questa città nella musica, tipo quella di musica classica di Ushuaia, che serva ad educare i giovani alla musica, che è la cosa più importante, perché le polemiche che viviamo in questa città per il disturbo che può creare un certo tipo di musica non è per la musica di per sé stessa, ma è per come viene somministrata, ecco, questo è il termine giusto, e questo è chiaro che crea polemiche, le crea anche in Orvieto, le crea a Firenze, lo crea a Venezia e in altri luoghi. Io mi auguro appunto che tutto questo, questa grande qualità che sta raggiungendo la città di Orvieto con queste due manifestazioni, questa consolidatissima, ma ci auguriamo che anche Ushuaia Classica diventi altrettanto consolidata, serva per far capire ai giovani dove sta la musica e come si ascolta la musica, nei luoghi giusti, nella maniera giusta e non in toni che creano solo disturbo e non fanno allietamento, creano solo problemi nella città. Detto questo, scusate la cosa personale, visto che considerato che alcuni giovani pensano che io sono contro la musica, io amo la musica in una maniera, ma tutta la amo, ma nei luoghi giusti, la voglio nei luoghi giusti. Quindi se voglio sentire un'opera me la vengo a sentire in teatro, non la voglio in mezzo a una piazza, è lo stesso qualsiasi tipo di musica, sia la più classica o la più moderna, però la voglio sentire nei luoghi deputati. Quando una strada diventa un luogo di grande frastuono non fa il bene né della musica né delle persone che l'ascoltano. Grazie e scusate il disturbo.